Italia in due sbagli, benvenuti e bentornati con voi, Marco Bono Camerani. Quest'oggi senza il buon Eric Serra e senza anche il buon Joker Manuzzi, che sta allenando la squadra qui di fronte. Siamo qui per l'attesissimo match, rematch della finale dell'anno scorso, Ravenna Diablos Y contro le Fenici Velletri. Tutto è pronto. Eccoci qui. Subito partite forte le Fenici. Obbligo di tiro però alla squadra ravennate. Subito la gran botta di Chiara Errani a segno su Sofia Crea. Attenzione. Bucato alla difesa, numero 12, capitano. Abbiamo la risposta di Velletri. Controtiro. Palla sulla difesa, nulla di fatto. Lo stesso Fenici. Un po' di confusione col pallone in difesa, lato Y. Si conclude con nulla di fatto. Caprara. La ripartenza accennata di Errani. Attacco Y. La botta doppia. Non si capiscono però. Prima partita di giornata per loro, seconda invece per le Fenici. Botta doppia, contrattacco di Errani, ancora lei. Due kiss per Y, entrambe portano la firma del capitano. Fenici in difesa, pronte a risalire. Invece no. Quinto pallone tirato, ora sono 5 per le Fenici. Però anche qui, anche loro non si capiscono e Errani non perdona, sono tutte sue finora, due kill e una catch. Partenza razzo, la numero 12, C e 12. E Fenici e linea di Errani dietro. Stava esagerando con le kills e catch, allora ho detto rallentiamo un attimo. Si autoelimina. Attacco Y. La botta ad aprire di Parrino, difesa di Caprara. Quattro palle Fenici. Sono una posizione che define precaria e poco. E anche Parrino l'ultima volta aveva messo in queste condizioni. Doppia difesa, block di Petrignani. Ed elimina il capitano Veliterno. Ora sono 5 palle tra l'altro per le Y. E arriva una botta completa a bucare la difesa di Caprara. 1-0. Tutto pronto per il secondo set. Nessun cambio lato Y. Proviamo fair play da squadra ravennate. Pareggia il numero delle Fenici, 5 contro 5 così. Tiro del 26 Morini. Sono attacco Fenici, l'incrocio, il contrattacco di Petrignani. Nulla di fatto. Sono davvero preoccupato per la mia vita, la situazione in cui mi trovo ora, ragazzi. Ma per l'Italian Dodgeball League, Dodgeball Italy, questo è altro. E altro. Possesso Y. Uno, due, avanzano molto vicini Petrignani e Parrino, troppo. Ecco, se ne sono accorte. Attenzione! Crea fra un downtown! Elimina il 26 delle Y. Guardiamo tra l'altro la più giovane in campo. Seppur giovanissima, una vera campionessa. Ok, c'è adesso sul capitano. Ricambia il favore del primo set. E ancora Crea su Parrino che la prova con una mano il pallone. Bisognerebbe tagliargliele con le mani. Intanto è mirato anche Petrignani, probabilmente da Colella. Rossi da sola contro 5 Fenici. Attenzione. Tre palle per la squadra oro-blu-nera. E a segno forse ancora Crea, ragazzi. Incredibile. Terzo set. La botta di Colella e anche la catch, ragazzi. Che giocata del capitano. Catch e kill dalla numero 5. Controtiro di Crea. Ora sono 5 per l'Y, attenzione.
Mi aspetto un tiro triplo proprio su di lei, che schiva tutto. Eccole, finisce l'attacco. La botta doppia, eccolella, incrociare su Errani. Fotocopia del primo set di Errani, dell'altro capitano però questa volta. Sono due kill e una catch per lei. Speriamo che non tocchi la stessa sorte di pestare una linea, come è capitato invece a Errani. Possesso Fenici, 4 palle, tutte in campo, solo 2 Y. Difesa di Rossi. Possesso Fenici. La botta doppia e Morini eliminata da Caprara, direi. Rossi di nuovo da sola. Vicinissima alla numero 28, Damiani. Ancora lei. L'incrocio di Caprara però. Ancora a chiudere il set. 2-1. Quarto set. Fenici in vantaggio. La subito Colella, difesa di Pedrignani. Il gran recupero del Retriever The Saint. Possesso Y. Uno, due, tre. Rossi. Glielo da aprire su Damiani che schiva. Momento delle Fenici. La botta di Colella, difesa di Pedrignani. Sale Errani ad aprire. Supportata poco, crea l'improvviso. Crea di approfittare della distrazione di Parrino. Ci va vicino. Ora le Fenici. La botta doppia. Non si capiscono, però Pedrignani a segno, su Damiani comunque. A segno Odorogea su Morini e Errani su nessuno. Terra. Si salva Crea. Quindi 4 contro 4, direi. Possesso Y. 1, 2, 4. Solo Errani. Le finte di Parrino. Momento delle Fenici. Difesa di Parrino. Attenzione. E Caprara su Pedrignani. Si è scoperta. Che succede? Possesso Fenici. Controtiro di Errani. Attenzione Crea! Cerca di sorprendere tutti. E ci va vicinissimo, attenzione! Un headshot da Retriever, proprio su Crea. Le finte delle Fenici, la botta doppia. Controtiro di Giuliana, ora quello di Colella. Serie di scambi incredibile. Di nuovo Y all'attacco. E stavolta Errani a segno su Odorogea. 3 contro 2. Ancora loro, ancora lei. Botta doppia su Crea. Anche Parrino tira la sesta. Sesta porta bene, ricordiamocelo. Vediamo. E invece no. Eliminata Rossi alla botta doppia del capitano e di quello che forse è il vice. Potrebbe essere il vice Crea, non lo sappiamo. Comunque sicuramente è una delle due top player della squadra. Non voglio sbilanciarmi troppo comunque. Possesso Y, solo Errani. È il momento. Squadra di Velletri. L'incrocio di Colella. Salgono le Y. Errani sempre più veloce di tutte le altre. Nulla di fatto. 4 palle per Velletri ora. La botta doppia delle Fenici. E Colella. Ancora un incrocio vincente. Attenzione, Parrino da sola. Vediamo se la getterà o la proverà con la palla in mano. Vedremo. Attacco delle Fenici. Controtiro che forse va a segno prima di essere eliminata, ma non sono sicuro. 3-1 Fenici. 3-1 Fenici, ragazzi. 3 set consecutivi, tra l'altro, vinti dalla squadra veriterna.
subito con la risposta di Morini. Nulla di fatto. Possesso Fenici. Da sola con Lella. Dolgio di Errani. Vediamo la risposta delle Y. La botta di Petrignani. Attenzione. È stato un cambio sul cambio di formazione. Rossi sull'esterno. Sembrava difesa, invece crea, ragazzi, ancora lei a sorprendere le Y. Oddio, bottone di... tira la quinta contro tutti, contro i pronostici, contro... Non voglio dire il buon senso, perché ha eliminato quella che sta facendo il macello dal lato Fenici, quindi brava lei alla fine. Brava lei. Petegnani riparte come un matto. Una matta, anzi, come vabbè, va bene. Comunque elimina Caprara. Insomma, possesso comunque Y, addirittura 5 palloni per loro. Occasione d'oro, andranno su Colella sicuramente. E riescono ad eliminare. 4 contro 2. Ancora possesso per la squadra Vennate. 5. Abbiamo... Oddio. Giuliana ha cercato la presa alla Parrino. Mano pallone, non va. Segno Errani, capitano. Botta tripla ora delle Fenici, no? Solo 2. Riparte Damiani, il controattacco di Errani sul piedino, accorciano la distanza, 2 a 3. Accorciano la distanza le Y, punteggio comunque sul 3 a 2 per le Fenici. Ci arriviamo verso la fine del primo tempo, subito Morini. La block di Odorogea, attenzione crea ragazzi. L'ennesimo downtown del numero 9 delle Fenici. Fino alla top scorer. In assoluto in campo tra le due squadre. La pressione di Errani. Rientro da un fortino fresco fresco alla caviglia. Sembra averlo superato appieno. Le finte senza palla, ragazzi. Questa è esperienza. Intanto c'è anche il contrattacco di Rossi. Quindi alla fine è un nulla di fatto. 5 contro 5 ancora. 4 palle Y. Le finte, la botta di Petrignani, fa tremare la postazione già precaria. E la risposta delle Fenici non tarda ad arrivare. E Caprara a bucare la difesa di Rossi. Il maglio della numero 20. Colella, ragazzi, un altro tiro da aprire e ancora segno su Errani. Duello tra capitani continua. Colella almeno è a 2. Risposta delle Y nella catch di Damiani. Tiri alti non perdona il numero 28. Adele catched. Caprara schivata di Petrignani e la botta su Colella. Che prestazione numero 5, ragazzi. Davvero scatenata. Parino da sola. Fa una cosa stranissima che non si può definire difesa. 4-2. Allora, settimo set, punteggio alto, primo tempo, già 4-2 per le Fenici. E ancora Colella. Finora sì, il capitano ha guidato la carica delle sue, ma anche Crea ha dato un contributo molto importante alla causa. E la catch di Dorogea, ragazzi, Petrignani potrebbe essere la terza presa che subisce. Forse una giornata no, la palla che si impenna. Riparte Errani. Cerca di rallentarla Caprara, ma Parrino la elimina. Stabilendo la parità in campo. 4 contro 4. Possesso Fenici. Avanzano. E ancora la palla che si alza tantissimo. E c'è anche la fallen kill di Odorogea su Morini, tra l'altro. Perdiamo al rientro, dopo lungo stop. Si sta facendo subito trovare pronta numero 26. 4 contro 2 Fenici, che è anche il punteggio della partita attuale. La botta doppia ancora crea, ragazzi, una mitragliatrice. Rossi da sola per la terza volta. Stavolta sono 4 avversari, però ha qualche possibilità in più, però subito Colella, credo. 5 a 2.
Ci siamo, ottavo set. Davvero primo tempo con un punteggio altissimo. Subito Caprara, la risposta di Petrignani, a segno, però crea dall'altro lato. Davvero. No mercy, no mercy, ragazzi. Una strage ha fatto in questo primo tempo. La botta di Colella che è passata sull'esterno. Morini, ancora crea, ragazzi, ancora lei. Ancora lei. Ormai è, c'è il duello interno tra lei e il capitano Colella. Ancora crea. Avanzano le Y. Rane da aprire, Parrino su Crea, Colella, Rossi, Crea, mucchio selvaggio. Tanto che lo volevo dire. E Fenici, dodgeball credo, Errani, Colella, Parrino, Crea. E finalmente Parrino fa quel combinato. Finalmente è entrata anche lei in partita. Kill e catch per lei. Sul dynamic duo delle Fenici, kill e catch. E ora 4 contro 2, no blocking. Comincia il no blocking, sudden death anche per i più pignoli. Più Giovanni Storti, Rossi a segno. E quando il set sembrava finito, la catch di Dorogia su Petrignani. Far entrare Caprara. Y sono comunque in vantaggio di giocatori, non di 7. Un'altra catch di Rossi adesso su Caprara, 4 contro 1. Però Dorogia sappiamo tutti di cosa è capace, delle catch che può fare, mentre a Parrino dovrebbero tagliare le mani. E 4 palle, 4 palle, oddio! La catch mancata per l'unione di Dorogia, la kill di Rossi. Y ancora in partita. Tutto pronto per il secondo tempo, partita senza esclusione di colpi. 5 a 3 il risultato attuale per le Fenici. 8-7 nel primo, ragazzi. Abbiamo visto molto spettacolo, speriamo di vederne altrettanto. Attacco delle Y che adesso vediamo di schiena dopo il cambio campo. Vediamo un cambio di posizione confermato, Rossi a esterna a destra, posto di Petrignani. La botta doppia che però sembrava rimbalzo, però Errani si chiama fuori da sola. Evidentemente era presa, onestissima. Capitano, botta delle Y, Damiani su Rossi, si difende. E la quinta di Caprara. Rossi non riesce a trattenersi, ingordona. Y all'attacco di nuovo, la botta doppia, Damiani schiva tutto. 4 palle ora per le Fenici. 1, 2, 3, 2, 3. La botta doppia. Momento Y. 5. Petrignani! Tiro ancora troppo alto. Catch di Damiani. Parrino, controtiro. Attenzione, crea, ragazzi. Qua sempre più a rischio vita questa postazione. Fenici, controtiro di Rossi. Sale Parrino. E prima o poi doveva entrare quella presa lì. Male. Per la tecnica, bene per il risultato, per lei. 4 contro 4. Tiro triplo su Crea. E Parrino decide di tirarne una di troppo. E Crea, ragazzi, davvero incredibile. Prestazione con la P maiuscola. 5 palle per le Fenici, tra l'altro. Andranno su Errani. Invece no, Colella da solo su Morini. Quindi il possesso resta a lato Fenici. Si riprovano. Odorogea segno su Morini. Ancora Fenici. Ancora difesa di Errani. 4 palle Y. Partita in bilico, set molto importante. Se finisce dovesse andare sul più 3. Attenzione, quinto pallone sganciato alla Caprara. Vediamo. Due donne d'esperienza delle Y, cosa saranno in grado di fare. La botta proprio su quella, la palla che si alza. Nel frattempo crea su Errani. Ancora crea, ragazzi, ancora lei.
Quattro palle per le Fenici. Rossi ancora da sola, ancora una volta. Si salva, quattro palle per lei. Le Fenici sono altissime. Rossi su Caprara. La botta doppia, ragazzi. Caprara rimorchio. 6-3. Decimo set. Punteggio del 6-3 per le Fenici. 7 della verità. Per stare in partita le Fenici devono, scusate, le Y devono assolutamente vincere questo set. Altrimenti le Fenici potrebbero aver chiuso la partita, la palla che si impenna. Le Y la vedono in ritardo. Possesso per la squadra Vennate. La botta di Morini. Le Fenici crea su Errani. Petrignani, ragazzi, squadra di Colella, possesso sempre Fenici. Quarta palla alle Y, Errani vicino ai piedi di Caprara, crea di nuovo from downtown, ragazzi. E un'altra catch di Damiani, ragazzi, i tiri alti sono tutti suoi. Tacco Fenici. Triplo scambio. Nulla di fatto. Di nuovo possesso Fenici. All'attacco Caprara. Riparte Errani ad aprire. Sì, un bel contrattacco. Ancora crea, ragazzi. Sta davvero un cannone al posto del braccio. Può tirare dritto, incrociato a piacimento. Ancora le Fenici. Solo Giuliana, Errani, crea Parrino. La catch di Petrignani su Caprara. E Parrino e Crea colpite a vicenda, direi. Sì, e Petrignani su Caprara, ok. 4 contro 3, rientra Rossi. Difesa di Errani su Odorogea. Possesso Y. Abbiamo 7 della verità. Le finte di Odorogea. Tiro d'aprile di Errani. Copertura di Rossi Petrignani. Con le Fenici. Alice, Errani, Colella. Troppo alta Petrignani. Colella, se ricomincia a martellare anche lei, partita è finita. A favore delle Fenici. 3 contro 3, 3 palle a testa. Tutto ancora da decidere. E ancora Colella ad aprire. Duello tra capitani. Un altro punto per Colella. A questo punto questo tiro a incrociare è davvero efficace in questi mesi. Deve essere segnata duramente la numero 5 delle Fenici. E ora sono all'attacco, le finte, Odorogea, anche Damiani, la quinta! Scelgono di ripartire le Y. Ancora possesso Fenici. Colella. Attacco Y. Botta doppia, incrociare, non va! Morini si gira, ragazzi, una catch fuori di testa di Giuliana, ragazzi. Oh. Sembra che non si sia mai fermata, davvero sconvolgente. Rinata Morini, comunque. Ci siamo. 7-3, vantaggio molto importante per le Fenici. Potrebbe essere incolmabile il divario di 4-7 in soli 8 minuti di gara. Ma nulla è impossibile nel dodgeball, ragazzi. Ce l'hanno dimostrato di pinco pallino giù. Las Vegas 2004. E anche la finale di Helsinki del 1912, comunque, ragazzi, insegna. Contro tiro di Petrignani. Palla esterna. Possesso Fenici, scusate. La botta doppia su Morini. Contrattacco di Errani che va a segno. Anche Petrignani, però c'è Crea dall'altro lato. Quindi un 3 contro 3, insomma. La botta di Parrino invece no, una finta incredibile, sembrava tirasse.
Giovanni e Perrino crea. Pumba! Scusate, finisce l'attacco, è tiro triplo su Errani. Era triplo? Non mi è sembrato, ma vabbè, comunque. Possesso Fenici, situazione scomoda. Qual è la, si scopre la catch? No, invece no. Farino si ostina a voler provare con una mano il pallone. Prima o poi gliele taglieremo con le mani. Rossi da sola. Ancora una volta, questa volta sono tre. Questa volta è umanamente possibile effettuare il comeback. Le ultime speranze di vittoria aggrappate a Rossi. La numero 23. 5 palle per lei, su Colella che si difende. Di nuovo 5 per lei ora. 5, 4. Ancora Colella, ancora Rossi su Colella. Ancora possesso Y. Vota doppia, cerca la difesa, ripartono insieme. Si salva Rossi. 5 palle per la numero 23. Ancora Colella altissima, fa ripressione. 5. Decide di allargarsi. Però comunque va su di lei. Un'altra. 3 palle Fenici ora. E invece no, solo 2. Ripartenza dei Fenici, solo Colella. Ancora 5 palle per lei. Stanchezza inizia a farsi sentire. Oddio! Che succede? Ripartono e assegno ancora ai Fenici. 8-3, vantaggio di 5 set per le Fenici. Prestazione davvero gigante della squadra veliterna quest'oggi. Ora c'è un cambio lato Y, entra Fortini per Rossi. Intanto Pietrina la segna su Caprara. Ci tengo comunque a fare una bella figura l'Y. Campionessa in carica. Erronea a perire su Damiani, che ragazzi, prese alte, finora non aveva ancora sbagliata nessuna. Primo errore per lei. Glielo possiamo perdonare a partita vinta. Attacco Fenici, la botta doppia, risale Errani. Possesso Y, 4 palle. 5, 2, 3. Solo Morini e a rimorchio Fortini, ma Odorogea si esibisce in un'altra catch delle sue. 1, 2, 3. Attacco Fenici. Triplo scambio. Possesso Y. 1, 2, 3, 2. Petrini da sola. Una risposta di Velletri. E il contro tiro di Errani su Odorogea la sorprende. Tira la quinta, rischia molto. Si scopre, ma crea, non si fa impressionare, ragazzi. Il sangue freddo da numero 9, ragazzi, è qualcosa di incredibile. Anche la kill ora a incrociare. 1, 2. Risposta Y. Corre Errani ad aprire. 3 contro 3. 4 palle Fenici. 3, 2, 5. Crea su Errani, Adele, Colella. Pressione di Errani e poi il tiro. 1, 2. Tacco Fenici, botta doppia su Errani. Crea si scopre, anche Morini dall'altra parte. Caprara la elimina, si scopre Parrino. Colella ragazzi, ci aveva fregati tutti. Pensavo fosse andato su, sarebbe andato su Parrino, invece un altro tiro ad aprire sull'altro capitano. Anche per lei una prestazione pazzesca. E poi l'ennesima botta di Crea.
9-3, risultato un po' ingiusto, devo dire, però meritato comunque. Tre Fenici, padroni del campo, padrone del campo fino a questo momento. Vittoria già in cassaforte da tempo. Possesso Fenici. Botta doppia su Errani ancora, che ha iniziato anche lei col tiro ad aprire. Possesso Fenici. Solo Damiani, però sul piedino. E hanno riuscito a difendersi. Sono andati rinforzi da Padova. Tacco Y, solo Fortini. Errani a segno su Crea, la botta di Parrino. E Giuliana su Errani, ragazzi. In questo momento una sola squadra in campo. La concentrazione è calata da entrambi i lati, naturalmente. Intanto una doppia kill. Da un lato Odorgia su Parrino, dall'altro qualcuno su Morini. Fortini da sola. 5 palle per lei. 2 botte per il numero 75. Attacco Fenici. Oddio! E ripartono le Fenici intanto e Caprara a segno, direi. 9 secondi al termine, ultimo set, quindi subito con Ella su Morini. No blocking. Comincia il no blocking, subito una miss di Colella. Possesso ora per le Y. Ancora secco in questo secondo tempo. Controtiro di Crea. Parrino catched da Giuliana, ragazzi. Anche per lei una prestazione incredibile. Tante prese. Errani, Colella era pronta, ragazzi. Miglioramento davvero importante del capitano Fenici. Scusate, intanto Errani su Crea. È il momento. È un'altra catch di Giuliana, ragazzi. Ho perso il conto, non so davvero quante ne ha fatte. Più di 5 sicuramente. Volevo un'altra. Tanto Petriani elimina dietro Damiani. Difesa sporca di Fortini. Qual è la segno? Petriani da sola. Petriani che va a cercare sempre Giuliana. Però colpisce il pallone. Possesso Fenici. La catch di Petriani. E dopo l'eliminazione di Giuliana. E un'altra catch di Giuliana, ragazzi. 11-3. 11-3.